Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Voce grossa dell'Orvietana che dopo due sconfitte consecutive soffre all'inizio contro il Grosseto ma finisce per ottenere una delle migliori vittorie stagionali. Ferrucci preferisce siciliano a Bassini in difesa, ripropone il classe 2005 prodotto del settore giovanile biancorosso Caravaggi come esterno basso. Nel Grosseto che gioca con la difesa a tre mancano per squalifica Pasciutti e Caprioli, Alexi parte dalla panchina. L'Orvietana riesce a partire in attacco guadagnando subito un calcio d'angolo ma la gara si sblocca subito dopo appena 5 minuti a vantaggio dei toscani. Arriva un pallone sull'out di sinistra dove opera Diambo, Giustarini riceve poi palla appena fuori area, vede lo spazio e trova una traiettoria a girare battezzata forse fuori dalla difesa di casa, invece la traiettoria è vincente, il pallone si stampa sul secondo palo ed entra in rete, gran gol del numero 10 che rientrava in formazione nel Grosseto. Il gol subito a freddo si fa sentire tra i giocatori di casa che faticano a reagire. Al dodicesimo ancora Grosseto, una ripartenza che termina con il tiro alto di Gomez. Ma col passare del tempo la reazione dell'Orvietana arriva. Ci sono tre calci d'angoli consecutivi per la squadra di casa. Poi ecco l'incornata di Tomassini che si fa trovare pronto e con la mira giusta sul preciso assist di Frabotta. Ecco dunque il pareggio poco prima della mezz'ora per il primo di quello che sarà il primo dei tre gol di Tomassini in questa partita. Orvietana sugli scudi, tre minuti dopo va vicinissima al raddoppio, una sorta di gol fantasma, ce lo dirà la Moviola, chissà, sulla punizione di siciliano Rosini anticipa i difensori quanto basta per la deviazione che sbilancia Nannetti, la palla passa, il portiere fatica non poco a smanacciarla via a cavallo della linea di porta, molti gridano al gol ma il primo assistente fa cenno che la palla non è entrata, ci sono comunque delle proteste. Al 38esimo, incredibile occasione ancora per Tomassini, gran palla messa in area in velocità, ancora il numero 9 di casa, arriva l'appuntamento col pallone ma questa volta cicca la conclusione. L'Orvietana si fa di nuovo vedere, il finale di tempo è tutto di marca rupestre, sempre da una punizione dalla distanza, palla in area, si instaura una mischia a un metro dalla linea di porta ma alla fine i padroni di casa ottengono solo l'ennesimo corner. Vengono segnalati due minuti di recupero dove accade di tutto. Altra percussione dell'Orvietana che termina con un altro parapiglia davanti a Nannetti. Alla fine di forza è Mignani a trovare il gol che ribalta il risultato e l'Orvietana si ritrova in vantaggio nel primo minuto di recupero del primo tempo. Ma non è finito il recupero e c'è ancora cronaca nel questo finale di primo tempo perché ancora una ripartenza veloce dell'Orvietana, questa volta con Alagia che viene fermato con le cattive da Ciolli per l'arbitro che è il signor Costa di Catanzaro, è un intervento da rosso diretto e il Grosseto rimane in 10. La ripresa si apre sulla stessa falsa riga dei minuti finali del primo tempo, sempre con l'Orvietana avanti, tanto che si ripete presto l'asse Frabotta Tomassini, altro cross del difensore e altro colpo di testa vincente dell'attaccante per il 3-1 che manda in delirio il Muzzi. Siamo agli inizi del secondo tempo, la partita sembra ormai in mano dell'Orvietana, Cretaz inserisce Scaffidi, Messini, Alexi, dentro Omorria invece per Fiorucci. E poco dopo arriva la personale tripletta di Tomassini a chiudere i giochi, azione che si sviluppa questa volta sulla destra, grande scatto di Rosini che si impegna ad evitare che la palla esca e riesce anche nel passaggio preciso per Tomassini che a quel punto non può sbagliare, tripletta per lui e gara in cassaforte. Poco dopo poi il Grosseto resta in 9 per il doppio giallo a Cretella e nell'azione successiva un cross sottoporta che rimette in difficoltà Nannetti che riesce a parare la deviazione in maniera goffa ma efficace.
e ormai sul tabellino finiscono solo i cartellini rossi. Ne arriva un altro rosso diretto per il Grosseto, fallo quasi di frustrazione di Ferrante, che era entrato da pochissimi minuti su Borgo, e Grosseto in 8, gli ultimi 12 minuti praticamente non si gioca più. Un'altra espulsione del Grosseto e la partita non sarebbe nemmeno più da mettere agli archivi con questo risultato, e quindi solo Accademia finisce 4-1 e l'Orvietana può continuare a sperare in qualcosa che resta sempre molto difficile, ma è ancora possibile. Ormai questo campionato ci ha abituato a non poter fare pronostici su un medio-lungo termine, no? Ogni partita ha la sua storia, venivamo da un periodo dove non perdevamo mai, poi sono arrivate due sconfitte consecutive e oggi è venuta una delle vittorie più nette di tutto il campionato, anche se si era partiti con lo svantaggio. Perché al di là dello svantaggio male, cioè non riusciamo a prendere distanze. Infatti prima della partita avevo preparato qualcosa nei famosi miei foglietti, dico se c'era da variare. Infatti siamo passati al 4-4-1, siamo passati, diciamo, avevamo delle oggettive difficoltà, capito? Il gol abbiamo preso, gran gol, però abbiamo sbagliato un paio di movimenti. Dopo la squadra ha reagito, sinceramente la squadra era difficile all'inizio, perché venivi da un periodo favorevole, poi hai perso due partite importanti, perché obiettivamente erano importanti, e il morale scende. Siamo tutti uomini, l'allenatore compreso, quindi abbiamo risentito del momento un pochino particolare. Poi è venuta fuori la squadra. Allora Simone, come ci hai appena detto, prima tripletta in Serie D, era successo in Eccellenza, ma in questa categoria mai. Insomma, è una partita che finalmente ha rifatto vedere un'Orvietana che ci sta e lotta e vuol provare sempre a venirne fuori. Sì, sicuramente. Abbiamo parlato un pochino in settimana di alcune problematiche che erano venute fuori, di cali che abbiamo avuto, soprattutto di attenzione, ma sono cose che purtroppo quando si ha un percorso così difficile come il nostro a volte può anche capitare. Spero che abbiamo imparato la lezione, nel senso che comunque sì, prima eravamo su un'altra posizione di classifica, avevamo rosicchiato qualche posizione, ma eravamo lì, quindi abbiamo avuto due sconfitte pesanti, ma che potevano fare parte del percorso. Oggi siamo stati bravi a ritirarci su nonostante lo svantaggio iniziale, ma la partita credo era stata approcciata comunque bene, abbiamo trovato questo bel gol e dopo abbiamo continuato sulla nostra strada, siamo stati bravi a recuperarla. Poi alla fine un po' gli episodi in questa partita ci sono venuti incontro, ma credo sempre che uno degli episodi si porta verso di sé, solamente si approccia nel giusto modo e interpreta bene la partita. Allora Daniele, oggi nel ruolo di assist man ne hai fatti due per Simone, ne hai fatto anche un terzo dove Simone ci ha avuto anche una terza possibilità di fare gol sul tuo suggerimento, no? Insomma, partita perfetta, eppure è iniziata con il loro splendido gol, ma avete reagito alla grande. Sì, l'importante è che, come hai detto tu, abbiamo reagito subito al gol che abbiamo preso, che non ci aspettavamo, anche perché eravamo messi bene, quindi è stato un po' inaspettato, però la mentalità è stata quella giusta di riprenderla subito, con la voglia, con la determinazione, e come ogni domenica ci dobbiamo mettere questa grinta e tra virgolette fare la guerra con tutti finché arrivano, diciamo, miglior punti da tutte le parti, da qualsiasi giornata.